Adesso diamo inizio rapidamente alla seconda sessione dedicata alla cultura. Se, come abbiamo sentito adesso nella prima sessione, ci siamo dedicati a branding, territorio, turismo per la valorizzazione del sistema locale, noi in questa sessione daremo spazio alla cultura. Non a caso questa sessione si chiama proprio Identità culturali, scambi di conoscenze e capacità di relazioni. Quindi daremo, e sarò brevissima nella mia introduzione per rispettare i tempi che ci siamo dati e lasciare invece grande spazio sia alle relazioni dei nostri protagonisti e dialogo con il pubblico. Quindi focalizziamo in questo momento l'attenzione su, ripeto, la cultura, i sistemi locali, la identità e come si può arrivare attraverso proprio una serie di casi, di esempi che ci porteranno i protagonisti, a un processo di crescita di un territorio e soprattutto su questo poi esaminiamo quale sarà effettivamente il ruolo delle relazioni pubbliche per creare identità e sviluppo, per dare attraverso proprio quello che è la comunicazione interculturale una base di attrattività ad un territorio. Prima si è parlato molto di turismo e di appunto identità di un territorio, ma sfiorando quello che poteva essere l'apporto, la valenza e la forza di una cultura per identificare un territorio. Sono vari gli esempi e casi che noi adesso esaminiamo e partiamo da un caso che è già di per sé emblematico, che è quello della Regione Puglia, dove l'assessore si scusa di non poter intervenire, e un improvviso impegno l'ha trattenuta. Ha mandato però una sua relazione che poi potremo trovare sarà online sul sito di Medcom, e io rapidamente vi leggerò un suo messaggio. Però partendo dalla Regione Puglia è già significativo il titolo dell'assessorato, come è denominato Mediterraneo, assessorato al Mediterraneo, al turismo e alla cultura, proprio perché già questa denominazione indica un processo. Adesso io rapidamente leggo quanto la Silvia Godelli, l'assessore, ci ha mandato come messaggio. Più verosimili e più efficaci potrebbero dimostrarsi le iniziative europee che, focalizzando le questioni fondamentali dell'area euromediterranea, acqua, agricoltura, clima, energia, mobilità, innovazione e formazione, salute, condizione della donna, attivassero sotto la regia europea un tessuto massiccio, consapevole e integrato di partenariati e di azioni territoriali in grado di allargare e consolidare la cooperazione, di contribuire a sterilizzare i conflitti, di coinvolgere una platea sempre più vasta di attori istituzionali, sociali, economici e culturali. E quindi siamo sempre nel tema proprio della forza e dell'importanza di cultura per creare attrattività in un territorio e quindi della capacità delle relazioni pubbliche proprio di governare e gestire tutta una serie di relazioni.